Andrea Collinelli. Andrea Collinelli, giorno della nascita di Lucio Ganna, vinse l'oro olimpico nell'inseguimento individuale. Purtroppo non è più specializzato. Non ce l'ha più ormai. No. Però questo ragazzino di ori nell'inseguimento individuale ne ha vinti solamente 6 fino ad oggi. Filippo, io ho una curiosità, perché anche tuo papà ha partecipato alle Olimpiadi nel 1984 a Los Angeles, però canoa. Quindi che cosa ha spinto il figlio di un olimpionico di canoa a inforcare la bicicletta? Tra l'altro so che hai anche giocato a pallavolo. Ho fatto anche pallacanestro. Ho provato anche canoa, però era più le volte che ero in acqua che volevo canoa. Ero già io una mia prima persona. Ero più carino forse, biondo. Magari mi rifarò biondo o più avanti, però per adesso vediamo così. E niente, lui faceva canoa, io ho provato un paio di volte, però non lo faceva per me. Neanche gli sport di squadra all'inizio, appunto pallavolo, pallacanestro, non rispecchiavano appieno quello che volevo. Io pensavo più a divertirmi, a giocare, a portare avanti una passione. Ma da dove è nata questa passione per la bicicletta? Forse i nonni che mi hanno regalato la prima biciclettina. Loro sono stati quelli che mi hanno regalato la famosa verde acido, che non so che potesse essere di marca, però era un po' bruttino come colore, ma la amavo. Io ci ho perso tanta pelle nel giardino di casa, nel caduto ne ho fatte, però forse hanno fortificato anche quello. Giuseppe Montese di Mignone. Verbania. Sopra Verbania, esatto. E allora andiamo alla seconda. Lui lavora in Svizzera e quando entra nelle valli, che sono quelle delle valli con i mezzi, si sono così col dietro. Allora da quel giorno ancora ci vediamo da lontano, si col dietro a sfruttare, poi dopo è la solita giornata. Parlare di Filippo Ganna è stato nel 2013, ero ancora commentatore in Rai e lui fu convocato per i campionati del mondo a cronometro proprio qui in Italia, a Firenze. E come andò a finire? Che mi porno a circa il sul vento. È caduto perché era andato a fare la ricognizione. Purtroppo, il giorno della gara, il percorso era leggermente cambiato per il transenne. Diciamo che da strada magari 2 metri era passato 1 metro, non ricordavo da 2 metri, il fatto di non frenare in curva e la transenne è venuta a bracciarmi, con forse dietro bracciando la transenne, comunque mi sono fatto leggermente male. Filippo Ganna. Successive sei veramente distrutto. Ricordo l'anno che l'ha vinta Dira, il mio compagno, 2 anni fa. Sono arrivato che avevo mani e piedi, ho tirato via le scarpe, ho cominciato ad avere male alle gambe, ho cominciato ad avere male sopra la sella, male alla schiena. Alla fine, fortunatamente, sono riusciti ad arrivare in hotel. Dopo la seconda doccia gelata, ho cominciato un attimo a ricapire dove ero. Ero bello shakerato, quello di sicuro. Davide, è stato un momento proprio in quegli anni lì, quando aveva 18 anni da junior, facciamo un ritiro in Friuli e in allenamento c'era lui con questi ragazzi molto più leggeri che erano degli scalatori veri e propri. E in questa salita di 10 km, Filippo non lo staccava. Ho detto, ma come? Un ragazzone così, che va con una moto in pianura e in salita riesce comunque a stare con gli scalatori, questo è un corridore sicuro. E difatti. Eccomi i calabroni, data la loro massa non dovrebbero volare, però. Ma loro non lo sanno. Non lo sanno, volano. Ho fatto così all'inizio. Ma Filippo, tu hai invece ben chiaro il momento in cui hai realizzato che il ciclismo sarebbe stata la tua vita? Dopo il Mondiale di Firenze avevo saltato troppi giorni di scuola per essere bruciato, quindi ho deciso di ritirarmi. Non sto dicendo ai ragazzi di farti ritirarmi assolutamente, perché credo che sia stato forse un po' rimpianto non aver finito la scuola, però da lì ho dedicato un po' di più della mia vita a questo sport e pian piano siamo arrivati a ottenere anche questi risultati. Però ecco, forse 3 anni dietro avrei cercato perlomeno di finire la scuola e poi avrei continuato su questo percorso. Ma puoi sempre